Intanto vi ringrazio per l'invito e per avermi ancora più fatto scoprire tutta questa meravigliosa realtà che è quella italiana, dove ogni argomento abbiamo la capacità di lavorare, di produrre idee, soluzioni. Forse ci manca un po' di pragmatismo che molte volte ci sfugge, quindi non riusciamo poi a organizzare tutto quello di buono che noi stiamo facendo. Io vi ringrazio per avermi fatto scoprire questo ulteriore mondo legato al trattorno, legato a quella che era un'esperienza di vita di centinaia e centinaia di anni dei nostri territori. Io vorrei solo cominciare brevemente con una lettera del 7 agosto 1773, quando alcuni nominativi, abbiamo 5 nominativi di cui sono il primo firmato, gli altri tutti in Corte della Croce avevano firmato, chiedevano all'allora reattore di Ferdinando IV la grazia per estendere i terreni, per occupare i terreni naturali per costruire le case, in quanto le case dove stavano prima erano tutte state rovinate dall'acqua, dalla edificazione, quindi si chiedeva questo. E nel 1775, quindi quasi un anno e mezzo dopo, il re del Tribunale di Chieti dava in carico a due veliti di fare il sopralluogo, di assegnare l'ulteriore terreno del Regio d'Arturo ai cittadini ossognesi per ampliare la propria comunità. Questo sta a significare come, però ecco, una parte dell'Abruzzo che non ho visto nelle piantine, quella del centro delle Foggia, quindi la parte del bersaglio che da Passo Lanciano scende giù verso, ecco, Guardiaghere, Rapino, Ossogna, va verso Lanciano e poi ecco, si collega a Centurelle e a Foggia. Questo a significare come Ossogna, diciamo, e l'Abruzzo sia terra di trattugo, anche perché ecco, si ricordava prima con il Gabriele D'Annunzio, tant'è che su Ossogna c'è una torre, la cosiddetta Torre di Bene, che è stata il luogo dove Michetti ha raffigurato la figlia di Orio, quindi va alla provincia di Pescara, che è situato la figlia di Orio, quel paesaggio è il paesaggio tranquillo di Ossogna. C'è molto vita, c'è molta vita in questa comunità. Però come ricordava Maurizio, ho questo momento di cercare di coordinare almeno i sindaci abruzzesi in questo progetto. Progetto che presuppone tutto quello che è l'aspetto della legge di una persona, quindi la salubrità dell'ambiente. Pensiamo al litigno del pecorino. Ecco, deriva proprio dal fatto che un vitigno nato su queste alture, ecco, diceva che era questo sapore importato sicuramente dai nostri pastori. Tant'è che per quelli sono dei vitigni più importanti, diciamo, non solo abruzzese, ma anche tutta la costa, diciamo, tutta la parte appenninica che va dal Molise fino alle Marche. E quindi ecco, diciamo che è un intreccio di valori, di capacità, di tradizione che noi dobbiamo avere la capacità di metterlo in rete. È naturale che qui poi subentra l'aspetto economico, perché abbiamo sviluppato, avete sviluppato tantissime belle idee, avete veramente proposto soluzioni, bisogna avere la capacità di poi reperire delle risorse economiche, perché senza le risorse economiche non riusciamo ad attuare questi progetti e quindi ad ospitare, ad accogliere i nostri turisti. Anche perché chiedere diciamo, all'UNESCO che questo paesaggio, questo prodotto immateriale venga accolto, significa anche che poi la gente che viene deve trovare qualcosa, non può trovare il deserto. Quindi dobbiamo realmente riuscire a realizzare qualcosa di concreto, perché chi verrà a visitare i nostri territori si troverà veramente in un ambiente che è unico nel suo genere. Io mi fermo qui perché altrimenti si fa molto tardi, ringrazio ancora e auguro a tutti un buon lavoro. Io sono cresciuto tra i trattori, dovevo su strade che non c'erano, insomma, ho visto la transumanza e a 10 anni per la prima volta sono arrivato a Roma, il collegio, per cui ho avuto un salto dall'era agricola a una nuova era. Ho visto la città per la prima volta, i rumori, i motori, mi davano fastidio, sono cresciuto tra gli animali.
Poi sono diventato ingegnere, racconto velocemente, altrimenti la storia diventa troppo lunga, e ho lavorato dal 1980 nell'informatica. Nei primi anni, negli anni 80, ho lavorato con la CERN, con la società di informatica, e già vedevo alcuni travolgimenti, no? E questa mia esperienza mi ha portato nel 1987 a partecipare al progetto dei servizi per i telecentri regionalisti e VIP d'Italia 90. La faccio breve. Io curai le interfacce in 5 lingue, una prima internet pubblica praticamente. Trovate tutto il mondiale della tecnologia su Wikipedia, c'è la voce Piazza Telematica, correte la storia, rileggetela e vedete che è una storia che ha avuto anche un progetto pilota urbano a Napoli. E mi dissi dopo i mondiali, con 700 postazioni abbiamo dato l'accesso a 10.000 VIP. Allora può tornare alla società dell'economia circolare, perché noi l'economia circolare l'ho vissuta pienamente nel piccolo villaggio. Può tornare l'economia della condivisione, noi avevamo delle mucche che condividevamo anche dall'altro. E allora, dopo, nel 93, fondai un'associazione chiamata proprio Piazza Telematica, perché io ricordavo la piazzetta del mio paese dove noi, io sono nato da un padre che ha fatto la prima guerra mondiale, il ragazzo del 99, e che distribuiva gli assegni alle vedove della seconda, quindi ero doppiamente privilegiato. Ero nato da un padre tornato con 10 milioni di morti, non ero un orfano su 15 milioni di morti la seconda. Quindi tutta questa esperienza mi portò a battermi per promuovere un progetto di 20.000 piazze telematiche in Italia, tutto pubblico, trovate tutto su Wikipedia. Però l'episodio ultimo che mi ha, diciamo, la tecnologia, che succede? Vado su Google aprile 2017 e trovo una delibera della Regione Umbria, la quale Terni, 18 piazze telematiche, Terni diventa una città smart. Trovate delibera tutto, se voi andate anche su Google, perché diventa smart? Perché Terni nell'agenda digitale dice: noi abbiamo fatto una scelta per il futuro di fondare la società della Regione Umbria sull'economia della conoscenza, non sull'economia del petrolio. Allora io torno al mio paese, economia del petrolio piena, non si parla più, tutti tra sub eccetera, è chiuso, un mese d'estate funziona, adesso sono tutti deserti, io ho anche la casa terremotata dove sono nato, quindi stiamo vivendo un cambiamento che non cambia nulla. Ci abbiamo la cavernetta elettronica, il telefonino, scambiamo voce a voce, ma non abbiamo una sala telematica qui. Noi potevamo incontrarci benissimo nelle 20.000 piazze telematiche e andare verso l'economia della conoscenza vera, dove l'Italia si sviluppa, si riporta la conoscenza, i parchi letterari. Invece stiamo tutti correndo, io adesso ho 70 anni rotti, sono un sopravvissuto perché tanti colleghi non ci sono più, e porto questa testimonianza del progetto Piazza Telematica ai giovani, perché le piazze telematiche di Terni, c'è l'accesso a internet gratuito da quelli che erano parcheggi. Nella rifunzionalizzazione della città stanno creando le biblioteche con gli schermi sociali, le librerie con gli schermi per tutti, condivisibili. Non ci incontriamo più faccia a faccia e quindi ci vuole più tempo per scambiare conoscenza. Chiudo con una battuta, col bit bat viviamo in un'era in cui senza il digitale e senza l'energia rinnovabile noi non possiamo costruire un futuro luminoso. Allora ci ho scritto una specie di rock and roll, la Big Water Dance for a Smart 24th Century City, che finisce con un invito, con uno slogan, Bio Bit Bio Bat, che è quello che ho vissuto da piccoli. Parlavamo faccia a faccia a questo intero, il bit l'ho fatto rosso perché eravamo vivi, quindi scambiamo, e tutti i umani hanno il sangue che è rosso di tutte le razze. E il Bio Bat è l'energia rinnovabile, qui c'è uno schermo e possiamo scambiare informazioni con tutto il mondo. Io oggi vivo una vita che non mi ricorda più niente dell'umanità, delle canzoni, dei balli, della ginnastica che facevo. C'era un tratturo, che era un precipizio, ma io saltavo da un piede all'altro. Adesso sto diventando un anchilosato, cioè voglio dire, però è stata proprio quella mia esperienza che mi ha portato a partire per un progetto dove in questo BioBit, BioBat, che io
dico, una specie di rock and roll attualizzato in beat vario. È il problema del momento, il mondo è avvolto da queste due reti, il digitale e l'energia. Però uscite fuori Roma, se voi vedete le rinnovabili dentro Roma non le vedete, è tutta economia del petrolio. Ci abbiamo 3 fiumi di petrolio, 2 mobili, il rosso e il bianco, che vanno e vengono perché alimentano la filiera, fanno partire i pozzi di petrolio, la petroliera, la raffineria, lo scopo e il benzinaio, li passiamo tutti. Io personalmente non ho macchina, la noleggio, però per noleggiarla è faticoso, perché non la trovi, la devi lasciare, non trovi il parcheggio, il bike share è la stessa cosa. Quindi diciamo l'utopia l'ho sintetizzata, il BioBit, il BioArt, lo trovate anche online, rappresenta questo, un cambiamento proprio di utilizzare le risorse per farci del bene e non farci del male, e soprattutto comunicando in comunità, faccia a faccia e a distanza con altri umani per creare un mondo migliore. Grazie. Solo per portare una piccola testimonianza dall'Abruzzo, nonostante l'accento toscano è però mi tradisce, e dunque solo per dire che sono veramente contenta in un contesto di questo genere di vedere come la rete si sta arricchendo e si sta diversificando. Io vengo dall'esperienza GAL delle due passate programmazioni su cui si è lavorato abbastanza, si spero continuerà a lavorare anche con questa programmazione. Certamente si può fare molto di più rispetto a quello che si è fatto in passato, nel senso che si è fatto un bel passo avanti e credo che si continuerà a lavorare ancora meglio tutti quanti insieme, perché il problema non è soltanto salvaguardare una cultura, che già è un'ambizione importante e profonda, quanto generare modelli sostenibili per salvaguardare il nostro Appennino. Cioè, i territori della transumanza sono territori difficili, sono territori che se si è sviluppata la transumanza è perché non c'era una grande economia alternativa, altrimenti avrebbero scelto soluzioni più facili. Ecco. Io tutt'oggi all'epoca facciamo la transumanza, diventa un elemento fondamentale proprio di aggregazione anche di persone che apprezzano lo slow travel e quindi un turismo responsabile, però si deve proprio generare dei modelli economici sostenibili, qualche cosa che arricchisca il territorio e convinca le giovani generazioni a rimanere su questi territori, perché c'è veramente tanto da fare. Io ho letto l'articolo di Forbes di poco tempo fa dove si dice che l'Abruzzo è una delle 10 destinazioni più belle del mondo dove si può vivere in maniera più sostenibile, ma io parlerei proprio di tutte le aree interne, di tutte le nostre zone montane. Però certamente per difendere questa qualità della vita, questa qualità ambientale, bisogna costruirci sopra dei progetti sostenibili e sicuramente questo è uno di questi, mi auguro, è proprio generi nuova economia. Grazie.